scusate, in realtà sono molto seria perché è accaduto un fatto di attualità che ha sconvolto milioni di cuori e milioni di ragazze. Luke Perry, Dylan, il 20 novembre si è sposato. Si è sposato. È un momento di grande commozione e di grande disperazione. Ecco, infatti, Ambra, sei molto disperata, Ambra, perché? Cioè, più che perché, posso capire benissimo il tuo dolore. Esternalo pure. Non me l'aspettavo. Che piangete dopo, così. Ragazze, dopo. Non te lo aspettavi? No, questo tradimento, no. Ti senti tradita? Sì. Poi me la pagherai, perché... Lanciagli un messaggio o un anatema, no, se preferisci. No, io dico solo stai attento, perché io sono buona, però posso anche... non lo so. Senti, vediamo. Ma... ti cadono tutti i capelli, poi... Ah, ecco. Ne riparliamo. E invece Emanuela che dice? Mannaggia. Adesso che lui si è sposato, tu non ti senti più tanto innamorata di lui? Non mi arrenderò mai. Ah, tu non getti la spugna? No, vabbè, ce ne stanno tanti. Ma lo sapevi? Era una cosa impossibile. Pamela, tu come vivi questo tradimento di Dylan? A me non mi importa niente perché non mi piace Dylan. E chi ti piace? Nessuno di Beverly Hills. Nessuno di Beverly Hills? Proprio... Ma come? Qui milioni di ragazze italiane si stanno strappando i capelli. Ragazze, ma lo sapete come l'ha conquistata? Come l'ha conquistato? Sì. Allora, lei era una fan anonima, sconosciuta, e gli ha spedito una lettera con allegato un reggiseno imbevuto del suo profumo. Lei portava la quarta, però, Se gliel'avessi spedito io non l'avrebbe neanche riconosciuto come reggiseno. Ho detto, che cos'è questa mascherina antismog? Allora, andiamo avanti. Io vorrei sentire, così, dai, giochiamo un po' con questo Beverly Hills. Chi preferite fra Brandon e Dylan? Sentiamo Shaila, le più piccoline. Io preferisco Dylan. Tu preferisci? Dylan. Perché? Spiegaci perché. Che cos'è che ti piace di Dylan? Tutto. Tutto? Ma la cosa che più ti ha colpito di lui? Cioè, a te piace... Pamela dice... Aspetta, lo voglio sentire quello che dice Pamela. Pamela, ridillo. No, io dico solo che Dylan è tisico e ha la capoccia più grande del corpo. Ecco. È brutto, è deformato. È macrocefalo. Rispondi, Shaila. Puoi difenderlo se vuoi. Chi è che vuole difendere Dylan a spada tratta? Non è un macrocefalo? Questo è il quesito. Dylan è un macrocefalo, dimmi. È bello. È bello, è stupendo, è più bello del mondo. Marzia. Beh, allora, alla fronte alta, al frontone, le rughe, però è più bello di Brandon, perché è più affascinante, più... È perché più ha questo fascino poi, da una tenebroso. Alla famiglia un po'. Invece Brandon è più modello, un ragazzo così, modello. Un ragazzo modello di questi noiosi, troppo noioso. Buoni, troppo sani. Sentiamo, dimmi. In fin dei conti nessuno è perfetto, lui è bello, è bello. A te piace Dylan, insomma? Sì, tanto tanto. Però mi ha deluso, Allora, invece cosa pensate di Brenda? Adesso avete visto che cosa... Aspettate! Vorrei dire una cosa, adesso avete visto che Dylan ha tradito Brenda. Dylan ha tradito Brenda, Valentina sentiamo che dice subito bravo, ma l'ha tradito non con una persona normale, ma con la migliore amica di Brenda, con Kelly. Ha fatto bene perché Brenda è brutta. Brenda è brutta? Sì, è brutta. Sì, è vero, è brutta e cicciona. Allora, chi... Marzia vuoi intervenire? Aspetta un attimo. Ha fatto bene. Perché ha fatto bene? No, che dico? No, ha fatto male. Ha fatto male, ha fatto doveva male rimanere fedele a Brenda. Sono fidanzati e non è giusto? No, io penso una volta. Però lei è stata con pugno il francese. Al televisore quando si stavano baciando Dylan e Kelly. Perché non è giusto? Poi Kelly mi è antipatica, allora. Poi è brutta Kelly. Kelly è brutta? Sì, è brutta. Sentiamo anche Brenda. Roberto, che vuole dire? No, lui ha fatto bene, lei se lo meritava perché prima l'ha tradito lei. Ecco, e lei poi è lui sta... merita molto meglio, è tutta storta, c'ha un occhio qua, un occhio là. Sì, è vero. E tu che vuoi dire invece, Nicoletta? Secondo me se si è amiche non si fanno queste cose. Eleonora. Ah. Oh, ecco,
voglio proprio sapere questo, voi come vi sareste comportate? Allora, io non avrei fatto questo, perché se è una mia amica non l'avrei mai fatto. Ecco, tu se fossi stata in Kelly, però hai visto che Kelly comunque rimane un personaggio positivo, perché lei soffre del fatto di tradire la sua amica. Sì, lo so, avrei evitato, assolutamente, perché se io sono amica come sono Cormina, non l'avrei mai fatto. Scusa un momento, ragazze, silenzio perché non sento nulla. Dopo sentiamo Stella. Allora, dov'è il microfono? Qui vicino, voglio sentire un momento. Prisca, tu lo vedi Beverly Hills? Tu che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi di questo tradimento di Dylan, che addirittura si è messo con la migliore amica di Brenda? Per me non è colpa di Kelly, perché a lei piaceva prima che si mettesse con Brenda. E poi se è successo e basta. Loro non sono d'accordo. Prisca ha detto la sua. Stella, tu che cosa pensi? Del tradimento? Era sul copione. No, però volevo dire... Era sul copione lei, giustamente. No, però volevo dire un'altra cosa. Sì. Che fra Dylan e Brando mi piace David. Oh! Perché è più dolce. È più dolce. Quindi sì. Preferisci la dolcezza al fascino del macio? No, perché, non lo so, non è stupido. Perché è più, non lo so, un pochino... Capisce di più... Ragazze, io vi sospendo tutte, Allora, che dicevi? Perché secondo me, è un tipo... Silenzio! Più, mi sembra più comprensivo, più dolce, tutto così. E poi è anche carino, non è brutto. No, infatti è carino, allora... Però lui ti dà più sicurezza anche. Chi ha tradito la ragazza? Tieni, intervieni. Dillo al microfono. Anche David ha tradito la sua ragazza, quindi... Insomma, sono tutti traditori. No. Marcia, tu hai conosciuto Steve? E che cosa vuol dire? Che effetto, che impressione? No, io ho conosciuto Steve insieme ad Angela e Rimini. Abbiamo fatto, appena l'abbiamo visto, ci siamo nascoste sotto. Siamo andate in un negozio dentro. Abbiamo fatto un. Guarda, non ti dico. Perché vi siete nascoste? È perché era molto emozionata. Io ero diventata tutta rossa. Rossa. Ah, quindi non l'avete Angela avvicinata. Urlava per terra. Siamo cadute. Guarda, non ti dico. Addirittura fatto. Eleonora. Tu Eleonora si è fatta fare un autografo. Eleonora ha chiesto l'autografo a Steve. No, io l'ho conosciuto. Quel bamboccione. No, lui ha fatto la spia a mia madre, che era andata sul motorino con una mia amica. Allora da lì mi è rimasto antipatico. Ha fatto chi la ha spia? Fatto la spia? Steve. Sì, che io ero andata al motorino. A chi? A mia madre, gliel'ha Steve detto. Steve è andato da tua madre e ha detto no, signora, che Eleonora è andata allora in motorino. Gli ha detto che io ero passata e stavo in motorino. E quindi da quel momento ti è stato antipatico? Sì. Io non ho ben capito questa cosa. Steve che ha fatto la spia. Sì. Va bene, abbiamo detto quindi una cosa su Steve. Ma voi, al posto di Brenda, che cosa fareste? Chiudereste per sempre l'amicizia con Kelly? Sì. Tu lo vedi Beverly Hills? Sì. Allora, tu se fossi Brenda, che cosa faresti? Chiuderesti l'amicizia con Kelly o chiuderesti per sempre la tua storia con Dylan? Secondo me... Ha fatto male Kelly. Ha fatto male? Sì. E che cosa avrebbe dovuto fare Kelly? Considera Kelly innamorata da sempre. Sei innamorata, deve dire subito a Brenda. Gliel'avrebbe dovuto... Ah. E adesso secondo te Brenda che cosa deve fare? Come si deve comportare? Sì, Brenda. Sì. Tu che faresti? Io? È finito con l'amicizia con Kelly. Basta, sì, finiresti basta. L'amicizia con Kelly. Però hai visto che Kelly soffre tanto, lei ora glielo vuole dire a Brenda. Però basta, quindi... ci poteva pensare prima, dicono. Chi altro invece... sentiamo l'ultima cosa. Pamela, tu che faresti al posto di Brenda? Al posto di Brenda? Sì, sapendo che la tua migliore amica si è messa con il tuo ragazzo. Al posto di Brenda, menerei a Kelly. Picchieresti Kelly? Sì. Così, proprio davanti a Dylan. Davanti sì. a Dylan. Ma sì, una anche per Dylan. Anche, ecco appunto, perché in realtà poi alla fine è lui l'artefice di sì, tutto. Sì. Ok, per oggi abbiamo terminato questo argomento. Ciao a tutti.